Non poteva mancare Andrea De Boni, calcioglobale.it, in collegamento Skype con Calcissimo TV. Ciao, ciao Andrea. Buonasera Alex, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Insomma, teso per questo derby perché credo che un eventuale, toccando tutti gli scongiuri e i ferri, sconfitta dell'Inter in un derby potrebbe significare tanto, perché un esordio in salita per un allenatore, insomma, il compito di Pioli è tutt'altro che agevole, perché debuttare proprio con una partita così importante, anche perché Milan e Inter mai come in questo campionato appaiono essere concorrente dirette per l'Europa. Allora Alex, permettimi, parto subito rimproverando un po' la redazione di Calcissimo per un motivo semplice. Di solito il giovedì io vengo in studio e c'è Mastrangelo via Skype. Ci siamo Carlo Tagliagambe. No, Carlo Tagliagambe mi ha mandato a Forlì, io sono all'Interclub di Forlì in questo momento, ma poi vedo Mastrangelo in studio. Quindi sei a Forlì. Sono Forlì in questo momento, ci siamo scambiati i ruoli praticamente in questa serata, no? A parte gli scherzi, è un derby importante Alex, è un derby importante, come tutti i derby, la realtà dei fatti viene sentito molto da parte delle tifoserie e soprattutto per l'Inter, che arriva da un momento oggettivamente difficile, fare risultato potrebbe essere anche un'importantissima iniezione di fiducia, quindi è chiaro che arrivano le due squadre in un momento completamente diverso, perché il Milan sta andando molto bene, anche sopra le aspettative, l'Inter sta andando bene al di sotto. È chiaro che l'arrivo di Pioli ha portato un po' più di fiducia, ma è altrettanto chiaro che Pioli ha avuto pochissimo tempo per lavorare, alcuni dei nazionali li ha praticamente conosciuti solo oggi e quindi è chiaro che non potrà essere ancora l'Inter di Pioli. Andre, ciao! Ciao, ciao Gabri. Senti, scusami, ma se in tre giorni Pioli perde il derby e viene buttato fuori dall'Europa League, cacciate pure lui? No, non credo proprio, dai, a parte gli scherzi, rimarrà fino a fine stagione, lo sappiamo, il contratto è fino al 2018, sappiamo che comunque l'Inter ormai fa firmare dei contratti dove c'è la possibilità di esonerare l'allenatore dandogli direttamente una buona uscita, quindi senza dovergli pagare il contratto fino al 2018, però non credo questo. Per concludere il discorso poi vi lascio alle... Sì Andrea, perché non abbiamo tempo, velocissimo, ai vostri grazie. Argomenti, volevo dirvi che abbiamo parlato di Kucic e Kondogbia, ci dimentichiamo il grande rinforzo del Milan di questa stagione, che è Matti Fernandez. Buonanotte a tutti e buon proseguimento. Beh, ecco, grazie, è stato cattivo. Grazie, grazie Andrea De Boni. Ciao, ciao, ciao. Calcioglobale.it.